Salve a tutti, io sono la Ufdog, bentornati a Cyberpunk 2077. Hanako è abbastanza ingenua, se non credeva sarebbero arrivati a tanto. Tu devi trovare mio fratello. Sono qui per questo, baby. Porta all'atrio superiore. Da lì puoi raggiungere il piano di Yorinobu. Capito. Io posso essere d'aiuto. Va bene. Ma non fategli del male. Non fategli del male, va. Nient'altro. È pur sempre mio fratello. Se gli torci anche solo un capello. Sai che posso torcerlo a te se fai troppo la perfettina? Takemura-san, vi auguro buona fortuna. Oh, grazie Oda. Dai. Come un cagnolino, dopo essere stato bastonato, si è rimesso al posto suo. Allora, vabbè, e i nostri amici qui del consiglio d'amministrazione non ce l'hanno fatta, però mi raccolgo volentieri tutti i loro averi. Allora, boom boom boom, questo è mio. Ecco qua. I soldati anche non sono stati un problema molto grande da affrontare. Se non ricordo se non ricordo male, i mech sono un po' più dai, ricordavo peggio. Sì, se potessi prendere il punto debole B sarebbe ideale. Ecco qua, prendi tutto. Sì, lo abbatti, vabbè. Ecco qua, abbatti questo. Sì, ridi. Ecco qua. Che saltata via mezza testa. Oh, ma siete fastidiosi però. Io non sono venuto a far casino qui. Sono venuto a cercare una cura. Ok, dobbiamo arrivare lì. Per nulla spaventoso. Takemura, Oda... Ah, Oda rimane qui? Vabbè, ciao amico. Atrio superiore. Mi sbagliavo, signorino. Dici? Persino sua sorella. Non è solo disonesto, è pazzo. E anche figlio di puttana. Siete tutti pazzi. Lo troveremo presto, se... La mia gente è pronta. Aspettano i miei ordini. Dai, meno male. Cosa devo dirgli? Di attaccare allo scoperto? Sì, è tardi per le buone maniere. No, meglio muoversi silenziosamente, perché no? Yorinobu, almeno ci proveremo. Agiremo in silenzio e di nascosto. Come ladri. Mamma mia, voi giapponesi. Di restare indietro. Adesso, se uno prende un minimo di precauzioni per uscirne vivo... ladro, disonesto, non... Posizioni. Andiamo avanti noi due. Ma se sentite spari, venite ad aiutarci. Non hanno detto sì. Ma li prenderemo... Beh, appunto, non in parola, ma... dal loro linguaggio non verbale. Ci sono altre telecamere? No, ma c'è altra gente. Allora, pinga... molto cortesemente, grazie. Quella mi vede, sì, quella mi vede. Come mi sta attaccando? Cosa? Ok. Non sono sicuro d'aver capito, ma meglio così per noi. Ci permette di fare questo. Vai. Non volevo che mi si attivasse la mimetizzazione, ma lo fa da sola praticamente quando tengo qualcuno in ostaggio. Cos'è tutto sto casino? Mi sta assordando. Allora, modalità pacifica, anche tu. Il mech è sempre il mech. Ok, meno male. No, non controllo. Vabbè. Sì, bravo. Adesso... modalità pacifica. Zitti, che arriviamo all'obiettivo. Afferra. Bene, nell'angolino. Uh.
nulla da darci. Che pezzente. Possiamo fare qualcosa di divertente? Spedizione. Boh. Salvami la vita. Addirittura. Leggi bene. No. Vedete come sono sovversivo? Vado contro il sistema come Johnny? Questo si è fregato da solo. Ha detto prima che arrivino ci penso io. Meglio morire per mano mia. Tra poco i miei uomini. No, no, no. Vai all'ascensore al centro del terzo piano. Presto. Vabbè, in realtà potrei anche fare così, eh. Vai, vai, vai. Ah, no, niente ascensore. Niente ascensore, merda. Appunto, attenzione. Attenzione sto par de palle, amico. Posso far così, magari, ma... no, mannaggia. Vabbè. Tanto doveva andare a finire così, si sapeva. Dai che gli facciamo esplodere la... la mitragliatrice. Eccola. Ok. Dai, è stato anche veloce. C'è qualcun altro? Amico, non ti nascondere. Dove sei? Ah, non mi ha visto. Povero. Dai, sei contento, Takemura, adesso che non siamo dei ladri? Ma cos'è, una telecamera? Ma va. Toh. Dov'è l'altra? Se no non mi si sblocca qua il cyberware. Dove sono? Sono al piano di sopra le telecamere. Vabbè, sentite. Facciamo così. Non so veramente se esiste un tasto per disattivare sta... Ops. È inciampata da sola. È inciampata da sola, troppo bello. Cacchio, è inciampata di brutto, è morta. Ah, ecco perché non li trovavo. Gli ascensori non erano a quel piano lì. Ok, dai, ci sta. Allora, sinceramente, è meglio che abbiamo optato per l'opzione rumorosa, perché farsi tutta sta sezione in stealth... anche no. Ok, sì, ci hanno rilevati, va bene. Prendi, prendi. Dai, che lo so che ci siete. Eccovi. Boom. Ti è piaciuta la fiammata? Si stanno allargando un po' troppo, vero? Copritemi, ricarico. I veri uomini prendono le pallottole in faccia e fanno solo... Takemura? L'isolamento è finito. Attenzione. Gli uomini di Yorinobu saranno sicuramente in posizione. Sì, in posizione distesa, pronti per le bare. Amministratore delegato. Yori? Nobunobu? Mi chiedo solo... Vabbè, credo che dovremmo affrontare Smasher prima, e che sarà non solo un grande piacere, così esigerò vendetta della morte dei nostri cari compagni, ma voglio anche vedere come l'hanno trasformato, perché tecnicamente dovrebbero aver migliorato la boss fight, perché era anche un po' troppo semplice. Riparo. Ok, forse mi devo riparare sul serio, sono un po' troppi. Dai, gestibili. Vabbè che qualcuno ha hackerato le mitragliatrici, che ci sta. Cos'è, non uscite più allo scoperto adesso che siete solo voi due? Ecco qua. Piazza pulita. Raccogli, raccogli tutto. Sì, dai.
Oh, la granatina, grazie. Però fa già abbastanza fresco, non ho bisogno della granatina. Gli ori di mio fratello sono lì. Sai cosa fare. Vai nell'ufficio. Sì, sì. Beh, non hanno ancora incontrato me. Ben detto, B. Eh sì, sì, sì. Qui c'è lui. Parla sempre di carne, Smasher, poi. Uno fatto praticamente solo di acciaio, che parla solo di carne. Sì, sì, ma sono contento così. Anzi, anzi, vuoi fare così? Vuoi fare così, amico? Va bene, dai. Ok, forse no, forse no. Ah, si ricorda? Ah no, di Goro. Pensavo, si ricorda che lavoravamo qui in azienda. Non lo so, finora non la vedo tanto diversa la battaglia. Vabbè, usa un attimo il Sandevistan, ok, ma... Urca, ok, questa era brutta. Questa era brutta. Ma col coltellino, secondo voi? L'abbiamo avvelenato, che non fa male. Anzi, adesso che mi ricordo, un po' di guasti cyberware e riavvia ottiche, perché no? Dipende da quanto gli duri, in realtà, perché... Whoopsie daisy. No, no. Dai, dai. È ancora cieco. Sì, sì. Bene così. Vabbè, dai, è un attimino più dinamica, ci sta. È più spettacolare scenograficamente. Questo, sì. Su quello ci hanno azzeccato. Figo, figo. Ice Smasher, tracciamento e contrattacco. E allora, se permetti, prima che riesci a tracciare, io ho uno shock sinaptico, glielo metto. Goro? Goro, che cosa fai lì? Come umano lei? Infatti non ne avrò con te, non ti preoccupare proprio, guarda. Ah, poverino, gli è saltato un pezzo. Cos'è, eh? Adesso non ce la fai più? Ah, hai bisogno degli amichetti? No, oh, com'è schifoso avere bisogno di aiuto. Ci siamo scambiati di posto. Allora, adesso... No, contagio no. Vabbè, cortocircuito, perché no? Vai, vai, tutti in testa. No, 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 no. Non è che posso... Pacifica, grazie. Adam. Adamuccio, vieni qui, vieni qui. Rogue non era disponibile. Dai. Ciuccia, amico. Guardalo, si va a ricaricare. Che pezzente. Bella questa però. Takemura, ce l'hai fatta, eh? Chi è che mi spara da dietro? Ma va là, va là. Toh. Lui è arrivato qui nel frattempo, sì. Ci giriamo un po' troppo lentamente per i miei gusti, però, devo dire. Normalmente funziona, ma con lui che ti va tutto attorno è un po' difficile. Ce l'ha con la torretta? Mi sa di sì. Non sei contento che c'è qui il tuo V per ricordarti delle belle cose della vita? Vieni, vieni. Dai, dai, merdaccia, vieni. Bravo, adesso lo faccio anch'io, se non ti dispiace. Toh, ti piace? Ti piace? Toh. Toh. Finalmente possiamo dire addio a Smasher. Che ne pensi, Johnny? Lo lasciamo andare, se sei ancora lì? Che ne dici, Johnny? Praticamente un rottame. No, possono ricostruirlo sempre e comunque, E Smasher? Non serve che ti alzi. Ammasso di rottami. Pietà per questa cosa. No, no. Non è mai troppo tardi. No, no, no. Ma non ho intenzione, era solo per utilizzare il dialogo. Ciao, Smasher. Che ne dici, Johnny? Questo era per te. Questo era per David, veramente. È personale la cosa, altro che... Anzi... No, vabbè, avevo finito la clip, vai.
E questo per Rebecca. Quanta fame avevo. Takemura dove è andato? No, perché potrei aver bisogno di una stampella. Sì, sì, rimani a distanza di sicurezza. Non sia mai che ti infetti col mio relic. Certamente. Lascio a te il privilegio. Io resto qui. Toc toc. Se attraverso quelle porte lo uccido. Sì, sì, avresti ragione a farlo. Sarà annullato. Dai però, ci sta. È l'ultimo favore che posso farti. Lo apprezzo, Take. Grazie, non ci credo che ce l'abbiamo fatta. Fai un favore a te stesso. Vattene da qui. Grazie, Goro. Non ci credo che ce l'abbiamo fatta. Vai, Vi. Finisci quello che abbiamo iniziato. Non vedo l'ora. Yori! Le gioie violente hanno violenta fine. Sì, è arrivata la sposa. Va, va, va. Dov'è mia sorella? Non muoverti. Sarà qui da un momento all'altro. La sorella che hai quasi ucciso? Di quale sorella parli? Quella che i tuoi uomini hanno quasi ammazzato. Doveva rimanere alla villa. Ah, è colpa sua, certo. Ho cercato di proteggerla. Sei tu la causa dei rischi che ha corso. Soltanto tu. Dov'è lei? Beh, l'abbiamo già detto. Sarà qui tra un secondo, non ti muovere. Sarà qui da un momento all'altro. Intanto ti tengo d'occhio. Quindi non fare scherzi. Capirai cosa e può cosa fare. Potrei fare. Infatti. Le ho provate tutte. Non resta più. Già, fai davvero schifo, amico. Questa non ti serve. Questa non ti serve. Resta solo un proiettile. E non è per te. Sì, sì, ma non vorrei che ti suicidassi. Guarda, prima dell'arrivo di tua sorella. Cosa vedi? Un uomo sconfitto. Il terrore. Un golpe fallito. Sai cosa vedo? Un golpe corporativo che è fallito. I tuoi uomini stanno versando sangue senza motivo. Ma ancora per poco. Kyoto. Scaccia Kyoto. Dubai. Parigi. Ah, le sedi. Questa gente aveva un'occasione. Mai che aprissero una sede in Italia, oh, cioè. Occasione. Ma occasione cosa, quel paese del terzo mondo? Di dimenticare la paura. È assurdo. Non capisco. È così che aiuti le persone a dimenticare la paura, uccidendole. Scusa, ma non ci arrivo. Paura. Da quando ne ho memoria. Vabbè, perché sei un piccolo cacasotto, ma che lui sapeva come incutere paura nelle persone. Nel nostro caso è più imbarazzo. Sicuro. Una volta mi ha detto che ciò che ha un valore è solo una bandiera mossa dal vento. Beh. E il vento è paura. E poi, sai che ha fatto? Mi ha soffiato in faccia. Vabbè, ma dai, fa parte dell'essere genitore e traumatizzare un attimino il figlio, cioè, voglio dire. Gli altri. Funzionava. Lo temevano. Perfino ora. Li hai visti? Idioti, terrorizzati. Su questo ha ragione. Da una scatola. Patetico. Sì, sì, su questo sono d'accordo, però. Avrei cambiato tutto. Se non fossi arrivato tu. Se non fosse stato per voi, l'avrei fatta franca e il vostro stupido cane. Non sarebbe cambiato nulla. Sei marcio dentro.
Hai lasciato andare tutto. Sei anche peggio di Saburo. Sei ancora peggio di lui. Saburo governava con il pugno di ferro, ma a lui non è servito uno sterminio per restare al potere. Potere? Pensi che io volessi il potere? Senti, chiamalo come vuoi, ma sempre lì si arriva. 50 anni fa i terroristi ridussero in cenere questo posto. Sì, l'ho saputo. L'ho vissuto. E cosa abbiamo ottenuto? Non una molto. Torre più figa? Niente, ma ho imparato la lezione. Se piazzare bombe non basta, che altro puoi fare? Piazzare più bombe? Diventi tu la bomba. Ah. Perché io sono la bomba sexy. Anako. Ehi, da dove è arrivata? Nisa. No, guido una Toyota, ma va bene. Mattei, taso. Se kai ga kuku sore tarto kima. Kamarazo mai ga sokku ne. Ok, i soliti rapporti fratello-sorella che piacciono tanto ai giapponesi, ma... Ti ringrazio, Vi. No, no, wait. Io non me ne vado finché non lo vedo morto. Manterrò la mia parte dell'accordo. Andrai con Elman. E tu? E tu? Io resterò con mio fratello. Ai, non va bene. Vieni, è ora di pensare al tuo problema. Che gentile. Alziamoci. Lasciaci. Per quanto un piccolo foro in testa non farebbe male, ma... No, eh? Va bene. Il destino è un amante volubile. Come, scusa? Passi tutta la vita a combattere qualcosa. Sono io quello col cervello che si sta mangiando da solo? E devo premere io il cacchio di pulsante. È stanco. Vai a dormire. Dai, forse ci ha pensato lei. Meno male. Gli ha dato la buonanotte, voglio dire. A meno che non l'abbia effettivamente accompagnato a letto, che potrebbe anche essere. Oh. Ok, siamo nel cyberspazio. C'è una bella piramide azteca di fronte a noi. Anche questo, per quanto sia semplice, perché è semplicissimo come environment, pensate a questo in VR. Che figata. Si sale. Oh, c'è qualcuno. Chissà chi sarà. Ha funzionato. Ce l'ho fatta. Amico. Anako ha mantenuto la parola. Johnny, Anako ha mantenuto la parola. Se ti guardo, mi viene in mente quando ci siamo conosciuti. Vedo ancora lo stesso. Se io guardo te, mi vengono in mente i meme. Un ladruncolo con la testa tra le nuvole. Non sei cambiato per me. Oh, e dai, tutto questo per aver accettato la Rasaka. Sì, che sono cambiato. Puoi smetterla di fare lo stronzo per un attimo. Non mi bevo più le tue stronzate da ribelle contro il mondo intero. Ti sbagli. Quel V non sarebbe mai arrivato fino a questo punto. Non sarebbe sopravvissuto. Dovevo diventare più forte. E l'ho fatto. Forse. Ma quel V non avrebbe mai... Oh no, l'avrebbe fatto. Aspetta, è questo che è il principio del lavorare alla Rasaka. L'avrebbe fatto. Molto peggio. Di nuovo, amico, non credo. Lavoravo già per loro. Questo discorso vale per lo Street Kid e l'Aldecaldo, ma non hai il diritto di giudicarmi. Che cazzo vorresti dire? Non hai il diritto di giudicarmi. Ti
Ti sbagli. Il biochip non ha fuso solo il nostro. Anche le nostre coscienze? La linea che separava B da Silverhand. Beh, è sparita. Allora, a maggior ragione dovresti capirmi. Questo ti dà il diritto di parlarmi così. Anch'io sono B. Mi manca Jackie. Sono incazzato nero con Brigitte. Ormai è morta. Peso sulla coscienza. E tu? Tu chi sei? Lo stesso V che è morto in una discarica. Il V che ha scelto di sopravvivere. Sono incazzato. È triste. Credo che non sia rimasto altro. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho vinto. Non so chi sono. So solo che non mi guarderò alle spalle. Sono più forte che mai. Mi sono ripreso la mia vita. Spari un sacco di stronzate, ma non me la bevo. Io mi sento come te. Non me ne frega un cazzo di quello che pensi. Ora sì che parli la lingua di Silver. Io e te siamo legati. Siamo un tutt'uno. Quindi se sei qui per dirmi qualcosa, è perché hai bisogno di dirla a te stesso. Volevo solo parlare, come ai vecchi tempi. Volevo dirti addio come si deve, da amico. Volevo spiegarti tutto. Siamo arrivati alla fine. Sono qui per dirti addio. Non c'è più niente da dire. Tanto sono sicuro che rispondendo questa ci tratterà male. Dirà, sì, amico, un coglione che va dalla Rosaka, amico. Però dai. Volevo dirti addio come si deve, Johnny. Da amico. Eccola, non va bene. Esatto. Senti, mi stanno affettando su un tavolo operatorio. I medici della Rosaka stanno estraendo il chip in questo momento. Sapevi che sarebbe finita così. Che sarebbe arrivato il giorno in cui sarei tornato normale. A vivere la mia vita. Già, normale. Se mai esiste. Stanno asportando un pezzo di noi. E lascerà un vuoto. Per sempre. Gli accordi erano questi. Che scelta avevo? Non c'è nessun noi. Ecco che incolpi di nuovo la Rosaka. Le cose non sono andate come voleva Johnny. Allora Johnny ha bisogno di qualcuno da incolpare. E puntare il dito contro la Rosaka è un'abitudine molto, molto vecchia. La Rosaka non c'entra niente. È una questione di fiducia, di chi stai diventando. Se hai paura di finire in un'altra prigione della Rosaka, non temere. Non ne sarei tanto sicuro, eh. Non capirai mai. La Rosaka non c'entra. Secondo me ne farebbero una copia tranquillamente, o comunque prenderebbero questo file, diciamo. E allora cos'è? No, sei tu che non capisci. Allora che cos'è, Johnny? Illuminami. È una questione di principi, Dee. Lo è sempre stata. Puoi scambiare la carne con l'acciaio, nasconderti in una BD, quello che vuoi. Ma alla fine sono i tuoi principi che definiscono... Il mio principio è sopravvivi e fai euro-dollari, quindi... Direi che abbiamo avuto successo su entrambi i fronti. Sono il credo del Rocker Silverhand, i principi che ha seguito nella vita. Sono qualcosa che Johnny ha imparato da V, il vecchio V. Addio, Johnny. Ci vediamo, Johnny. Grazie di tutto. Esci dalla mia cazzo di vita! Non voglio tirarla per le lunghe. Ci vediamo, Johnny. E grazie. Di tutto. Se non fosse per te, sarei morto da tempo. Più volte. Bye bye. E vabbè, dai, non ci siamo lasciati col migliore dei rapporti, ma... Ricordi cosa ti ha chiesto Dex? Vita tranquilla? Sì, non ricordo neanche che cosa gli ho risposto, quindi... Sì, mi ricordo. È un peccato che tu abbia scelto male. Un vero peccato. Avevo detto vita tranquilla? Oh. Beh dai, vediamo questi medici della Rosaka se sono in grado di curare le persone come si deve. Gli impulsi neurali sono stati deviati al processore neurale, una misura temporanea. Quando riceverò un resoconto completo? Lo invierò entro la fine della settimana.
Ancora congratulazioni per il successo. Successo? Spiegate un po' anche a me cos'è successo. Clinica Arasaka. Il paziente si è svegliato, eh? Non riesco nemmeno a pensare. Io sento... Viola. Viola. Ma che... La sinestesia è temporanea. È normale, perché lei è Federico Viola. Cosa? Sto per sentirmi male. Cos'è successo, Johnny? Dove... Cosa? Dov'è Johnny? Minchia, Johnny! Il costrutto è stato eliminato da tutti gli engrammi. La follia. Ok, allora hanno davvero cancellato. Sì, dobbiamo credergli. Dove sono? Non ricordo bene... Come sono arrivato qui? Hai perso alcuni ricordi. Altri torneranno col tempo. Dovresti restare calmo. Il processore neurale è già sovraccarico. Che bello. Il stress peggiorerà solamente la situazione. Bene, contento. Sono sempre vivo. Sono vivo. È questo che importa. Wow, che sonno. Sono sempre vivo. Sono morto. Due volte. Va tutto bene. No. Chi sono? Mi sento vuoto. Mi sento... vuoto. È come se... mi stessero facendo a pezzi. Sorride. La stronza sorride. Pezza di merda. Appunti. Non è ancora chiaro se ci siano progressi. Né che direzione abbiano preso. Cioè non aspetta neanche che usciamo dalla stanza. Guardala, lizza. L'operazione sull'engramma. Infame che non sei altro. Smontata in tutti i suoi componenti e quindi riassemblata. Sarebbe ancora la stessa nave? Sì, sì, vabbè, lo conosciamo questo. I primi ad aver separato due gemelli siamesi mentali. Where is my mind? Alla fine, persino l'anima umana può andare sotto i ferri. Fine appunto. Che bella cosa. Ha anche poteri cinetici. Interessante. Davvero, se li scelgono bene i dottori. Comunque, per vedere la parte finale di questo finale, dovremmo aspettare al prossimo episodio. Quindi, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loof Dog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!